Eccoci qua. Ciao Enzo, bentornato, bentrovato, su richiesta oserei dire dei nostri ascoltatori. Quindi oggi proponiamo un altro tema, non so se te ne hanno scritto di questo tema su cui parliamo. Ecco, allora dici. Ciao e ciao a tutti. Curioso, curioso, curioso. Io facevo tempo fa, ho fatto alcune trasmissioni che sono state viste da alcune decine di migliaia di persone. Lì aveva senso che mi arrivassero delle piccole masse di mail o di messaggi, perché ho sempre lasciato pubblico il mio indirizzo. Ma sarà curioso che in un piccolo canale specialistico, che in un canale assolutamente tematico come questo, mi continuino ad arrivare tutte queste osservazioni. Guarda che il bello è questo. Non sono quelle osservazioni, lei è il mio maestro di vita. Magari ci dicessero così. Fanno osservazioni critiche. Dicono, non avete approfondito abbastanza questo tema. Che senso ha evocare un tema così interessante se poi non lo portate avanti? Allora a me viene da ridere. Io guarda che rispondo a tutti, rispondo a tutti Suona un po' educatamente. come vogliamo di più. Ecco, allora Sì. però devono capirci, io rispondo semplicemente a questo, che ci vuole pazienza. Abbiamo dei lavori tutti da fare, dobbiamo portarci a casa il pane, dobbiamo rispondere a delle chiamate di amici di 40 anni fa. Io lavoro ancora con persone, con collezionisti e con amici conosciuti 40 anni fa. Se riesco a inserire all'interno di questo percorso anche questi bei dialoghi, questi stimolanti dialoghi, sono con tantissimo punto. Allora, il futuro oggi vedi di essere sveglissima e reattivissima, perché ti porto in un tema di grande complessità e di grande provocatorietà. Chiediamo subito a chi ci ascolta di Avevo il sospetto. sì, avevi il sospetto. Bene, Sì. facevi bene a essere sospettosa. Allora, dobbiamo chiedere ai nostri amici di svuotarsi la mente di tutto quello che hanno appreso da, io li cito sempre, però è sempre bene ripeterlo, una cultura scolastica, una informazione giornalistica, una informazione televisiva e anche, possiamo dire, negli ultimi tempi si è corrotta anche l'informazione scientifica. Quindi io direi di essere disponibilissimi, se sentite da subito che vado a parare su temi che vi sembrano troppo strani, buttatelo sul film di fantascienza. D'altronde, pensate quante scempiaggini avete e abbiamo visto tutti nel corso della nostra vita. Quante storie che sembravano avere un senso e poi sono andate a finire in delle cose strampalate. Quindi, cosa strampalata in più, cosa strampalata in meno, vi perdete meno di un'ora, quindi non è che vi cambia troppo la vita. Io vi ho raccontato in passato del Mulino di Amleto, un libro memorabile. Guardate che non mi sono scordato, vi sto dando solo tempo a voi e alla mia interlocutrice di entrarci sempre meglio, perché non ha alcun senso darsi delle tappe e soprattutto darsi delle scansioni temporali. Non ci si entra nel mulino d'Amleto così. E ripetiamolo in due parole perché non ci si entra. Un libro che vuol raccontare i cicli dei miti dell'anno celeste e vedere quali ricadute hanno avuto sulla Terra, si può, se, non è un romanzo sciocco di questi sciocchi scrittori contemporanei da premio strega, è qualcosa di importantissimo. Cosa ci dice, però, se lo dobbiamo riassumere in due parole, il grande Giorgio de Santillana? Ci dice questo. Guardate che noi giriamo su questa pallina di terra attorno al Sole
Prima di tutto facciamo una piroetta su noi stessi ogni 24 ore. Quindi su questa pallina balliamo, siamo dei ballerini che fanno delle piroette. Poi con questa pallina che fa piroette ce ne andiamo attorno al sole assieme a tante altre palle. Giriamo attorno al sole. Qui ci mettiamo non 24 ore, ma 365 giorni e un po'. Quindi 365 giorni, 24 ore. Qui si è fermata l'istruzione scolastica ad attestare che l'istruzione scolastica è in mano a degli asini patentati e irrimediabili. Non vi è stato raccontato del moto più importante, che è un moto di 26.000 anni. Pensate bene, 26.000 anni. E lo sapete che cos'è il moto dei 26.000 anni? È quel gioco che la pallina della Terra, il planetario del Sole, fanno in un'immensa giostra dentro la Via Lattea. È una cosa spaventosa, è una cosa difficilmente percettibile, ma che i più grandi astronomi di tutte le più grandi culture del passato avevano notato e misurato. Noi facciamo un giro quindi di giostra gigantesco. Ci credete che quel giro di giostra marca la nascita e la fine di ogni civiltà? Ci credete che quel giro di giostra noi possiamo illustrarcelo solo se ci figuriamo il nostro anno? È nel nostro anno che noi leggiamo l'anno cosmico. Quindi cominciate a pensare con me a questa cosa. Primavera, estate, autunno, inverno. Portatelo alla È distanza. anche un bellissimo film, primavera, estate, autunno, inverno e poi ancora di nuovo primavera. Un bellissimo film. Esatto. E allora, quando lo avete pensato così, fate ancora un salto. Pensate che voi queste stagioni e mesi non li percepite solo col caldo e col freddo. Del resto, io vi potrei confondere benissimo. Se vi prendessi da un posto dallo spazio, vi portassi sulla Terra in una mattina dell'inizio di primavera, potreste prenderla benissimo come una mattina d'autunno. Ci sono delle equivalenze climatiche e delle equivalenze figurative attorno a noi che non ci permettono di staccare in maniera netta le stagioni e i periodi. Cosa succede invece? Voi dovete pensarli in questo gioco, con tutti i riti e le feste che legano la natura a ogni stagione. E qui la cosa si fa di un fascino immenso. Vi do un compito e lo do alla mia interlocutrice. Quell'asina della mia interlocutrice non sta facendo i compiti che le ho dato. Io le ho detto, vai a cercare i riti delle stagioni e raccontameli. Perché l'ho detto a lei? Perché solo una maestra dei sogni questa cosa può farle, perché lei va a cercare le rifrazioni fra la natura e come riverberano in noi. Ce n'hai sicuro un sacco di questi e adesso vedi di raccontarmi nella tua mente, così mi dai lo stimolo, qual è il rito dell'anno che ti piaceva più da bambina, quale dei riti stagionali ti colpiva? Direi allora, senza tanto pensarci, il Natale, ma non il Natale, è un Natale mio, cioè non è il Natale del. Io non andavo in chiesa quando ero in Germania, quando ero dai nonni, si faceva il Natale a casa, però la nonna ci portava in giro per i mercatini e poi c'era questa cosa di tutte queste luci. Tanta luce, le persone per volere o per forza erano felici o apparivano felici e quindi è una bolla, una bolla.
Quindi ogni rito è uno stato dell'essere. Poi ci sono i richiami, vedi l'albero di Natale, magari in agosto ti scatta l'associazione. Sono esseri viventi i riti, secondo me. Sì. Ti prego, fermati così che sei stata magica, sei stata magica. Perché? Perché è il rito dei riti, lo sai che cos'è? Che tu lo viva cristianamente, musulmanamente, buddisticamente, è sempre solo questo. Morte dell'anno, rinascita dell'anno. Morte del Dio, rinascita del Dio. E questo è splendido. Saltiamo nella primavera. I culti della primavera. Avete mai sentito raccontare di questa storia dell'andare a Cantarmaggio dei toscani che poi si era diffuso dappertutto? È di una bellezza incredibile. Un gruppo di giovani con gli strumenti e con queste stornellature, perché sono stornelli, queste rime baciate, questa allegria che si coglie in queste risate facili di questi ragazzi. Perché vi vengono a dire, oi, è arrivata la primavera, non siamo più nei tempi del carnevale. I tempi del carnevale sono un rito che adesso non vi racconto, al quale dedicherò tutta una puntata assieme alla maestra dei sogni, e anche lì la coinvolgerò in questo discorso. Io le racconterò perché nel carnevale ci mascheriamo. Viviamo tutti dentro altri ruoli e questa nei sogni ha degli echi splendidi. Poi andiamo all'estate. L'estate è il tempo del raccogliere, è il tempo in cui sboccia il corteggiamento amoroso. Le danze e ogni cosa sono legate a questo, l'innamorarsi, la facilità a innamorarsi dell'uomo. Avete mai pensato che le vacanze si concentrano tutte lì, anche nei paesi dove non avrebbero necessariamente bisogno di fermarsi? È chiaro che in un paese mediterraneo ti viene da fermarti in quanto le temperature sono eccessive, però ci sono zone dove non ce n'è nessun bisogno, potrebbero continuare. No, biologicamente il nostro corpo vive la stagione degli amori nell'estate. 9 su 10 siamo portati ad Ma innamorarci. oserei dire, scusami se ti interrompo, che mi è venuto in mente l'impero romano, come l'Aquila rappresenta, che ne so, la Germania, ma come anche tanti altri paesi, il Kosovo, l'Albania, tanti paesi hanno portato e portano ancora i segni dell'impero romano. Quindi quando hai detto Ferragosto, mi sono venuti in mente i romani che sono andati dappertutto a dettare le loro leggi e feste. Perché no? Ci sta. È vero, è verissimo. Allora tu pensa a questa stagione degli amori. Lo sai, questa stagione degli amori in autunno deve dare i primi frutti, deve dare davvero dei frutti. E infatti tutti i riti del raccogliere. Voi non immaginate che riti splendidi c'erano attorno alla raccolta di ogni tipo di frutta. C'erano feste per la raccolta delle mele, delle pere, ma soprattutto dell'uva. Il momento del... Come possiamo dire, della vendemmia, oltre ad essere una danza vera e propria, la trasformazione dei grappoli in vino adesso. Pensate, il macchinario, adesso io non voglio dire niente che suoni, come possiamo dire, insultante o scomodante così, però nel momento in cui interviene il macchinario, vietiamo all'uomo e alle sue mani il rapporto diretto con la natura. E lì è iniziata la decadenza. Ci credete che quella che vi hanno venduto a scuola come inizio del progresso è stato l'inizio della decadenza? Perché hanno iniziato, lo sapete cosa fare? A impacchettarci come carne macellata. Ci hanno prima allontanato dalla terra, dallo sporcarci, poi ci hanno distillato, poi ci hanno fatto i vari vaccini. Poi ci hanno inscatolato e ci mancasse poco e ci cominciassero anche a mangiare. Quindi, nel rito, nel lavoro dei campi e nel rituale che lo segue, era la festa,
era il momento splendido. La fatica non è assolutamente un qualcosa di dannoso. Si è fatto vedere per un sacco di tempo nell'iconografia che l'uomo di successo era quello che guadagnava bene restando con giacca e cravatta, non sporcandosi e non faticando. Lo sapete quell'uomo lì che cos'è? Un pirla. E allora cominciamo a girare tutto il rito dell'anno, ci accorgiamo che dopo poi la fase del raccolto viene il momento del nasconderlo, del portarselo per l'inverno e del nascondere il seme nella terra, altro rito strepitoso ma triste, il momento in cui ti separi dal seme e lo metti a marcire, lo affidi a un processo alchemico, ma la morte c'è sempre prima della vita. Ci avete pensato che il chicco di grano nella terra prima deve morire? Poi rigermogliare, poi sarà protetto dalla neve fino nel periodo del Natale che ci ha detto magnificamente la Daniela, e poi ricominciamo tutto questo ciclo di feste. Bene, Giorgio di Santillana e pochissimi altri è andato in cerca di tutti i miti, di tutte le storie che si aggancino a questo fluire. Lui ha trovato l'archetipo in un mito nordico, il mito di Amleto, che dovete figurarvi, se avete visto un po' di teatro, se avete letto un po', completamente com'è nella tragedia shakespeariana, con la piccola differenza che Shakespeare l'ha calato a terra in una corte. Invece tutto questo mito, nella narrazione originale, si svolge in cielo. È un mito dei rapporti tra la terra e il cielo. Badate bene, direte, ma perché questa zucca pelata e miope ha cominciato a farci fare un giro di giostra e ci voleva parlare del futuro? Perché nasce tutto da lì. Lo sapete in che periodo siamo adesso? All'inizio dell'estate. Siamo nel momento in cui sta esplodendo cosmicamente la stagione degli amori. Guardate che gli unici che lo sapevano per bene, che ce l'hanno raccontato, sono stati i Maya, che non hanno un calendario, hanno un sincronario, hanno sempre sincronizzato, come Giorgio de Santillana, i moti della terra a quelli del cielo. E i cretini, io rido ancora ricordando alcune discussioni con i cretini del 2012. Finisce il mondo, io ho messo da parte una cosina qui. Guarda che era diventata. Tu non lo sai, Daniela, forse magari frequentavi circoli di persone più assennate, ma io che ho sempre frequentato tutto il contrario di tutto, ho trovato degli squinternati incolti che credevano che arrivasse la fine del mondo. È vero, è arrivata la fine del mondo vecchio. E adesso cerchiamo di capire che cos'è il mondo vecchio. Interrompimi quando vuoi, perché io ho una narrazione a fiume adesso, eh. Ti parlo, anzi, ti ho detto, ti parlo per 12 ore, puoi farti un panino verso le 3 del pomeriggio e poi riprendiamo. No, 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 ti io dico. aspetto che mi colga l'attimo, qualcosa che dici che poi mi Ti stimoli. aggancio. Sì, Sì. sì. Allora ti dicevo, lo sai cosa succede, cosa è successo dal 2012? È finito il mondo vecchio. Cosa vuol dire il mondo vecchio? Ritorniamo a definirci a noi come uomini, perché non possiamo capire cosa vuol dire la fine del mondo se non ci siamo definiti come umanità. Noi siamo anime che hanno scelto di venire sulla Terra, un pianeta che vibrava nella terza densità, quindi a uno dei livelli più bassi. Sono 36 i livelli a cui si può vibrare. Pensate quanto siamo a livello basso. Vibrava nella terza densità e noi, la nostra anima, che è puro spirito e frammento di divinità, ha scelto di venire a fare la prova del difficile, delle difficoltà. Perché? Perché tutto quello che è corporale, che è denso, è fatica, è violenza, è sopraffazione, è lontano dalla dimensione
animica e quindi di amore incondizionato nella quale si deve vibrare se si vuole iniziare ad ascendere. Che cosa dicono i maestri di saggezza, almeno quelli a cui io mi riferisco? Ci dicono, guarda, caro mio, che ti sei scelto un po' tutto quello che ti sta accadendo. E io gli rispondo, ma col cavolo che io mi sono scelto questo imbecille che per una chiacchierata da 2 soldi così mi ha messo le mani addosso e mi ha mandato all'ospedale. Te lo sei scelto perché lì hai voluto provare la tua gentilezza, la tua resistenza a una violenza immotivata. Ma col cavolo che io ho voluto provare una maestra, una professoressa che mi dava le botte in testa perché le facevo delle domande strane. Certo, perché andavi misurando la tua conoscenza stellare alla povertà di questa persona o delle catene che le erano state insegnate. Ma no, che io non sono venuto qui per lavorare tutti i giorni e per avere qualche giorno di libertà a fine settimana nei quali non mi riposo. Sicuro lo hai fatto per far capire alla tua anima che cos'è la prova della distanza dal trascendere. Oh, questo cambia Guarda, tutto. mentre tu racconti queste cose, io paragono sempre il sogno. Allora, tu prima hai detto che il corpo richiede, cioè è faticoso vivere, lavorare, eccetera, eccetera. Invece c'è anche una funzione del corpo che è quella che ti porta alla gioia, all'adrenalina, un salto col parapendio, non lo so, un essere salvi per miracolo, che ti portano su di dimensione, perché allora lì ti accorgi che cioè che lavorano insieme, niente è separato, solo che ci sono dei momenti in cui ci arriviamo. Per il resto, da quello che ho capito, parlando del seme che muore, per poi rinascere, noi che dobbiamo morire per poi rinascere, e poi i tuoi 26.000 anni di ciclo della nostra galassia, mi viene in mente che è tutto un morire e rinascere, e quindi anche la Terra probabilmente ha il suo momento di decadimento e poi rinascerà con quello che rimane. La natura alla fine in 50 anni una foresta si rifà da un incendio e quindi è tutto morire e rinascere alla fine. Lo capite perché voglio dialogare con questa pazza scatenata? Perché ci prende sempre in pieno. Ha detto la cosa più bella. Cosa credete che la Terra sia una palla di terra, appunto? Ha un'anima infinitamente più grande di noi. Vuole come noi fare tutto il suo viaggio di ascensione. Vuole essere martoriata da noi. Vuole che la scaviamo, che scaviamo i solchi, che ci costruiamo sopra dei grattacieli, perché poi quando si stanca o quando arriva il momento del rinascere lungo i 26.000 anni, da una scrollatina si libera tutta di questi parassiti e si porta con sé solo i migliori, quelli che cosa devono fare? Quelli per non fare i fessacchiotti che nel 2012 credevano di morire e che in realtà sono morti animicamente, quindi sono già nel grande gregge dei perduti e dei perdenti. Bisogna fare questo. Bisogna identificare il gioco. Lo sapete che ascendere e prendere coscienza è solo identificare il gioco e le sue trappole? E cos'è identificare il gioco? È identificare la grande matrice.
o Matrix, come dicono. No, ditelo come volete, matrice, modello, Matrix, ma non dite Matrix, che vi vengo a prendere a calci nel culo, è una parola latina, non c'entra niente con quei farabutti degli inglesi che hanno preso le nostre parole per dargli un senso di vuoto e le hanno deformate. Io se dico una parola in inglese, cerco di dirla bene, come si dice in inglese, finestra a scuola, cioè, diciamo, si dice window. Io cercavo di dire window anche se mi sembrava ridicolo. Arrivano questi imbecilli, questi approfittatori e ci dicono che Matrix si dice Matrix, si dice Matrix. E lo sapete che cos'è la Matrix? È la cosa peggiore che ha cercato di farci soffocare. E se non stiamo attenti ci soffoca ancora. Lo sapete che cos'è? È quella deviazione dalla percezione dei fatti reali del mondo imposta da culture e da soprattutto potenze arcontiche, quindi demoniache, che sono sempre state qui sulla terra con noi. Quegli sciocchi, oggi uso le parole in libertà, ma secondo il mio sentimento, io parlo sempre franco, quegli sciocchi che credono che noi siamo delle scimmie evolute da sole per seguire questo continente con un po' di animali, un po' di piante, così non hanno afferrato niente dei moti del cosmo, delle presenze del cosmo, delle anime del cosmo. Sono quei poveracci che vi dicono che l'umanità è l'unica presente nell'universo, è l'unica forma di vita intelligente presente nell'universo. Io porto sempre questa metafora. Immaginatevi Roma, immaginatevi un condominio verso il grande raccordo, un condominio popolare pieno di gente sguaiata che si insulta, che litiga, che fa un casino della miseria, e poi tutti gli altri palazzi completamente vuoti. Che architetto avrebbe fatto una cosa così? Stiamo vedendo che l'universo è pieno di sistemi solari e di continenti non belli come la Terra, di più condizioni d'acqua, condizioni d'aria, varietà climatica. È chiaro che ce ne sono certi solo gassosi, certi ancora infuocati, così, ma ce n'è una quantità infinita perfetta. Allora, perché un Dio deve riempire un condominio periferico? Guardate che il sistema solare è molto periferico rispetto alla Via Lattea, siamo su uno degli ultimi bracci di confine e tutto il resto lo lascia vuoto. Dice: ah, sai, mi piacciono così tanto, sono così belli questi uomini, sono così gentili, trattano così bene gli animali e le piante che gli do tutto l'universo. Sciocchi, sciocchi, sarete contraddetti in una maniera devastante nei prossimi anni. C'è in corso una disclosure. Forse questo non ve lo racconta quel pirla di Mentana. Se guardate i telegiornali o se leggete giornalacci come la Repubblica, il Corriere della Sera, queste robe qui, non lo capirete mai. Ma se vi informate in maniera libera, dovreste sapere che in America ci sono personaggi stupendi che hanno assistito a contatti con genti di altri mondi, che hanno dialogato con loro, che hanno scambiato tecnologia, che hanno viaggiato con loro. Ti dici: ah, perché non si sa niente? Perché dopo vi racconto, saperlo farebbe già saltare tutta la matrice, quella che siamo venuti a rompere a poco a poco. Sarebbe un Mi fai colpo. venire in mente, Enzo, il contenuto del nostro inconscio. È altrettanto terrificante, come nel micro, così nel macro. Tutti i nostri problemi sono, l'eco, cioè fanno eco sulla terra. Ognuno, ti ricordi, il sole non è giallo per tutti, ognuno lo vive a seconda dei propri prerequisiti e quindi tutti quanti lo vediamo diverso, ma secondo me, visto il periodo, è una cosa ultimamente che è collettiva, è una spinta a tirare fuori tutto quello che non va bene e vedere come va bene per me. È un momento in cui qualcosa dice a tutti:
Senti, smettila di ascoltare Tizio, ascolta te stesso. Secondo te è vero o non è vero? Faccio bene o non faccio bene? No, devo sapere io se faccio bene o se non faccio bene. È un momento in cui l'essere umano si deve veramente indagare e comprendere da solo. Secondo me questa è la terribile spinta. Perché Hai detto come al solito, giustissimo. Hai detto. Osservare queste cose comporta, io penso ad alcuni miei parenti o amici, ma aprire queste finestre, Enzo, io comprendo le persone, comporta il disfacimento totale di tutto ciò in cui hanno creduto fino a un attimo prima. È qualcosa che a qualcuno potrebbe far scattare come soluzione una malattia, oppure anche un infarto, un cedimento, è troppo, non ce la faccio. E torniamo a un discorso che abbiamo già fatto. Secondo me, ciascuno dovrà vivere questa cosa secondo il suo percorso, quello, come dicevi tu, che ha scelto. Ha scelto, però, la direzione è quella. Il famoso libero arbitrio, altro non è che se ci indovini bene, puoi farlo meglio o peggio di come, insomma, ma comunque devi farlo. Secondo me è questo quello per cui abbiamo firmato. Ok, devo arrivare da A a B. Come ci arrivo? Beh, fai un po' tu. Questo, secondo me, è il libero arbitrio, ecco. Sì, Chiusa però parentesi. hai detto benissimo, hai detto come al solito splendidamente, però cominciano a essere spediti dei matti come ambasciatori, come quello che ti sta raccontando. Devono cominciare a raccontare anche in maniera brutale quello, la situazione. Perché? Perché se non arrivi in tempo, come dici te, diventi matto, t'ammali. Perché? Perché tra un po' prenderemo coscienza che quei santi padri che ci benedicono per Natale da Roma coprono in realtà delle vere e proprie associazioni a delinquere. Non c'è niente di più lontano dalla predicazione di Cristo del Vaticano. È stata una corruzione continua, durata migliaia di anni, per confondere e nascondere tutto il vero. Lo sai come hanno operato? Nel modo peggiore, con la paura. Hanno usato il metodo MK Ultra senza saperlo, l'hanno anticipato. Se io ti metto il terrore della morte, cominci a pensare che ci debba essere un prete, un vescovo, un qualcuno che ti consoli e che dialoghi fra te e Dio. In realtà non esiste nessuna morte. Lo sai cosa siamo? Siamo degli splendidi indossatori che arriviamo in una sartoria, indossiamo un abito, ci sta bene, facciamo 2 mesi. Non ci sta bene, lo buttiamo via, ne prendiamo un altro. Quegli abiti dismessi e il nostro corpo, altro che il rituale della morte, i 3 giorni, la cassa, e paga, e paga. Sentivo dei signori anziani in un video che mi hanno commosso così. Dicevano: e se muoio, cosa fanno di me che non ho un euro da parte e non ho più nessuno che mi segua? Sono rimasto vedovo. E faccio fatica con la mia pensione arrivare alla fine del mese e la cassa e pagare il prezzo. Gli volevo dire: sterminiamo l'idea di morte, tutti questi parassiti che ti ronzano attorno chiedendoti soldi e promettendoti di parlare loro con Dio. Stai già parlando con Dio adesso dalla tua povertà, ammettendo questo, e sicuramente ti rincarnerai in un principe, perché se hai fatto un'esperienza dell'accattone, del povero, nella vita prossima, se non hai truffato, sarai un principe, sarai un re. Altro che tutti questi parassiti di mezzo. Perfetto. Oh, di, guarda che c'è un sacco di gente Ma che ha sai? l'imprinting. Scusami, solo questo. C'è un sacco di gente che ha l'imprinting religioso così forte che quando si accorgerà che cos'è davvero il Vaticano, gli prende un accidente. Vai avanti.
Io sono sempre dell'idea che inconsciamente, siccome questa vibrazione è nell'aria, cioè ci sono molte persone che hanno queste idee, quindi l'informazione c'è. Bisogna vedere quanto siamo decisi a tenerci la nostra idea di religione come la vedevamo. Però riguardo all'incarnazione, a questo povero nonnino che accettava tutte queste cose. E mi viene in mente che noi anche, a me è venuta questa idea dopo che avevo fatto un'esperienza, che quando noi ci separiamo da questo corpo, ci troviamo direttamente in un altro involucro nostro e stiamo facendo la stessa esperienza. Magari, come dici tu, invece di essere povero sono ricco, eccetera, però ci svegliamo lì. Questo perché? Perché ci sono degli attimi nel sogno, lo sai anche tu, Enzo, in cui ti viene rilasciata una mole di informazioni per cui tu sai già tutto. Ricordi, sai perché sei lì, sai cosa devi fare, sai cosa era successo prima e qual è il mio obiettivo. Allo stesso modo si srotola, secondo me, tutto quello che stavo facendo, io continuo. Dipende poi, come dici tu, dall'evoluzione, tu le chiami. Dimensioni, insomma, dipende dal tipo di consapevolezza dell'individuo, ecco. Così. Inappuntabile. Oggi non ne sbagli nessuna. Si vede che hai dormito bene, riposetto bene, ti va Fa da Dio. caldo, Enzo. Il caldo Enzo. non, il caldo ti fa solo bene. Allora, Sì, perché ti fermi e fai cose lente. vedi, Leggi, allora, scrivi è o proprio sì, così. così. Allora, un'altra matrice terribile. Ti hanno raccontato una storia che non è per niente così la storia. Lo sai, hanno deformato, hanno compattato dei periodi, certi altri li hanno deformati. Ti hanno fatto. Ci avrai pensato tante volte che la storia la scrive sempre chi vince, chi sopravvive. Perché ti hanno fatto sembrare che erano gentagli cartaginesi semplicemente perché combattevano con i romani? Ma se stavi vicino a Cartagine, l'avresti pensata allo stesso modo? Ci hanno fatto credere che ci fosse giustizia nell'evoluzione della storia. La storia si è evoluta da ingiustizia a ingiustizia. Hanno sempre vinto i popoli più rozzi e violenti sui più pacifici e spirituali. Un esempio fra tutti, e non serve niente farne mille perché, ti ripeto, è stata tutta questa la dinamica. Vatti a leggere le cronache dell'invasione da parte degli spagnoli del Sud America. Vatti a leggere come vissero i Maya, gli Aztechi, l'arrivo di questi mostri tutti foderati di piombo. E di metalli pesanti che sparavano piombo e metalli pesanti a gente quasi sempre disarmata. Vatti a studiare un'altra cosa, le leggende che hanno inventato questi infami spagnoli per conto di sua santità, che arrivarono là per consentire i principi del Papa e del re. Il re di Spagna è sempre stato un fantoccio nelle mani di sua santità, è sempre stato domato dai gesuiti, dalle varie compagnie così religiose. Il marcio, credimi, il 90% dei marcio è a Roma, perché ha avuto più tempo per svilupparsi. Già l'ultimo impero romano funzionava in questa maniera parassitaria. Figurati quando sono arrivati tutti gli altri dopo. Lo sai che le famiglie della nobiltà nera che portano avanti tutte queste cose nefaste sono tutte attorno al Papa, sono tutte fiorite attorno al Papa. Va bene. Allora, tu leggi le cronache dei Maya e degli Aztechi, prima di essere decimati da queste persone, vivevano tutto, vivevano come un dono, li vedevano come presenze belle, quasi divine. Vivevano questi incontri come presenze belle. Pensate Pizarro e tutti gli altri con che cattiveria, con che malafede. Pensate che hanno scritto nelle cronache che sono andati a cercare di convertirli alla buona fede.
Ma perché li hai accoppati prima? Come fai? Prima li accoppi e poi li converti alla buona fede? E perché sei riandato a convertire la buona fede e li hai portato via tutto l'oro? Perché non l'hai lasciato lì? Che rapporto c'è tra la buona fede e rubargli tutte le risorse? Capite benissimo. E oh, ancora nei libri di testo vi dicono, ve la fanno sembrare una cosa giusta. La stessa cosa gli inglesi nell'America del Nord contro i Pelle Rossa, ve la fanno sembrare che è giusto. Dall'Inghilterra sono andati a portare la civiltà, hanno fatto il più grande scempio. Io credo che se questi infami, i re che li hanno mandati, si rincarneranno in rospi per almeno 4 miliardi di anni. Ed è il minimo che gli deve succedere, perché andare a corrompere le parti sane di Gaia, le parti sane di mondo, e soprattutto raccontarla dal tuo punto di vista, far vedere che sei andato in nome di Dio. Ma guarda Tu. che la versione più ridicola, infamante che c'è, è quella degli indiani d'America, dello sterminio. Quindi tutta Hollywood si è prodigata a far vedere quanto sono cattivi e noi siamo gli eroi. Lo fanno ancora, lo fanno ancora. E quindi tutto il resto, insomma, volendo, si trova. Ci sono tutti questi racconti, anche gli aborigeni. Anche il fatto che io mi ricordo un film, però non mi ricordo i titoli, dove c'era questo navigatore nel 1000, non lo so quando, che insomma è andato a trovare gli indigeni dell'America Latina e ha visto che questi hanno dei villaggi e coltivano il mais e non solo il mais e le patate. E allora quando torna, lui va al circolo ufficiale inglese dove ci sono tutti quelli di National Geographic, eccetera, eccetera, e racconta di queste persone che effettivamente hanno un sistema, un modo di vivere molto evoluto, coltivano perfino. E questi ridevano, ridevano come matti, come dire, ma cosa stai dicendo? Sono animali oppure? E torniamo al fatto che bello quest'uomo, lasciamolo solo nell'universo, nessun altro è bravo come lui. L'uomo ha questo modo di porsi sopra a tutto. Credo, temo che sia una tendenza. Hai detto, stai dicendo da Dio, lo sai perché? Perché ho rivisto recentissimamente due amici incolti e quindi europocentrici come pochi. Due persone, moglie e marito, che hanno una piccola azienda, piccolissima azienda, che sono riuscita a farla funzionare, probabilmente non pagando le tasse. Pensa che bello, che probabilmente vedranno il video, stimolati da qualcuno, sanno benissimo chi sono. Quindi, non pagando le tasse, sono riusciti a far funzionare un'azienda e si fanno così diverse vacanze durante l'anno. Sono ritornati da una zona delle, come si chiama? Aiutami a dire, Polinesia, scusa, tutte quelle isole, no, dell'Atlantico. Sai che ci sono alcuni dove alcune popolazioni si sono abbastanza salvate, coltivano il loro modo di vita, di pesca, così vivono ancora in ambienti così. Per sbaglio, come posso dire, nella loro rotta di marcia, si vede che faceva parte del viaggio, li hanno portati ancora lì. Li ho incontrati per caso alla mattina mentre facevo colazione al bar. Sono venuti con l'idea di raccontare, come dire, mi chiamano professore, no, addio, buono. Professore, lei può capire, lei può capire. Siamo stati in dei posti dove c'è della gente che sono poco più che animali. Adesso sei professore, se mi chiami maestra io ti chiamo professore. Però io a quelli lì, il professore, gli ho detto: ma animali siete voi due! Gliel'ho detto ironicamente, perché tanto non serviva niente. Queste qui, capito? Mi venivano a raccontare che lei ci può capire, capito? Lei può capire che noi siamo stati fra degli uomini animali, idioti, poveri idioti. Va bene, o salta tutto. Io vi racconto queste cose così ironicamente, così con libertà di linguaggio. Uno, perché mi va di parlare così in un'estate calda, e due, perché tanto viene tutto alla luce. Ricordate, la fede, la cultura, a scuola, vanno il guaio, nasce dalla scuola.
gli hanno dato di intendere delle colossali scempiaggini, gli hanno fatto credere che l'uomo bianco occidentale si potesse permettere il lusso di portare la democrazia e la fede cristiana in giro per il mondo. Da lì sono nati i maggiori scempi e i guai che si pagheranno, i conti da pagare per intere generazioni, per intere caste prelatizie, per intere caste di conquistadores che sono stati la vergogna dell'umanità, soprattutto spagnoli e inglesi, quelli che Ma hanno questa fatto. cosa continua? Continuerà finché implode? Visto che parliamo di futuro, mi sembra che Sta sia già sempre implodendo. accaduto così, solo che adesso è Daniela, aumentata la massa. Daniela, sta già implodendo tutto. Verrà fuori, racconto con gioia di questo perché verrà fuori tutto prestissimo. Allora, terza matrix, ricordate, religiosa, politico-culturale, quindi l'informazione, la politica, l'economia, tutto sbagliato. Terza matrix, la peggiore, quella che ci ha danneggiato più di tutti e ci danneggia l'alimentazione, la matrix alimentare. Ascoltatemi bene, vi prego, ascoltatemi con attenzione. Poi continuate a mangiare da McDonald's e assassinatevi con le vostre mani, però almeno ascoltatevi, io ve lo devo raccontare. La farina bianca, lo zucchero bianco, le carni grasse, i prodotti fritti, tutti gli alcolici vi ammazzano. Non passate alla fase successiva della terra. I vizi di tipo alcolico, i vizi di esagerazione di fumo, i vizi di esagerazione di consumo di sostanze stupefacenti, chiaramente intendo, vi bloccano qui. Restate in questa assoluta densità. Non dico che da domani dovete essere tutti vegetariani. Io dico semplicemente che se puntate al vegetariano, se cominciate a ripulirvi, se evitate i fritti, se evitate troppa pasta asciutta, i sughi di carne e tutte queste cose, cominciate a fare questa operazione. Sentite, eh? Avete mai sentito parlare di corpo acido, corpo alcalino? Se voi andate a leggere su Wikipedia, sentite una credenza New Age, alcune idee non confermate dicono che Wikipedia, consultatela finché volete, ma è come il McDonald's, è una truffa totale. Sapete che Wikipedia è la truffa totale. È tutta controllata da Big Pharma, dagli avvelenatori seriali, eh? Allora ragionate su questo tema. Noi col corpo acido restiamo costantemente in un tipo di alimentazione a carbonio, che è come per un'auto andare a diesel. Inquiniamo, ci sporchiamo, ci roviniamo. A mano che alcalinizziamo il nostro corpo e quindi facciamo una cosa che è scienza, ce l'hanno insegnata gli orientali per 5-6 mila anni, hanno sempre vissuto di quello, ci hanno dato ste regole, arriva sta banda di farabutti che ci viene a dire che è una leggenda, che è tutta da provare. Ci credo, eh? Tu vuoi che io metta su un colesterolo che mi ammazza? Tu vuoi che io metta il diabete così mi dai una pastina al giorno e mi avveleni a poco a poco? In Ma realtà. guarda, Enzo, sintetizzo brutalmente quello che stai dicendo, trasposto a quello che mangiamo. Noi mangiamo la carne e da dove viene questa carne? Lo stesso che sta succedendo con noi passa prima attraverso la carne che mangiamo, per cui le mucche che hanno quattro stomaci perché sono erbivore e quindi mangiano erba, sono ridotte a mangiare farine animali, quindi carne, quindi messa insieme discutibilmente, però si nutrono di quelle. Quindi utilizzano un solo stomaco, quello per la carne, e il resto va a decadere, si decompone. Poi ricevono dei farmaci, specialmente le mucche, per fare più latte e quindi sfruttarle finché si può. E
E ci sono tante altre cose. Hanno una vita, queste mucche, più o meno di 25 anni. Sfruttate così vivono 2 anni. Lo stesso vale per quello che mangiamo noi, e quindi con attenzione a tante cose, e secondo me senza essere maniaci, io un giorno ho deciso, perché non sapevo più che cosa mi faceva male, quindi mi fa mal di testa oppure mi fa mal la pancia, eccetera. Io ho tolto tutto, ho mangiato proprio neutro, però senza sale, senza zucchero, senza. E piano piano, introducendo un cibo, io capivo che cosa io non dovevo bere, perché poi sto male. Ad esempio, i succhi di frutta, quelli che sono al supermercato, bibite gasate, eccetera. O acqua o succo naturale proprio che mi faccio io. Quindi, anche lì c'è un ascolto nei confronti di se stessi e ci si rende conto che ci si sta facendo del male. Io vedo in giro degli stomaci che sembra che abbiano 6 gemelli nella pancia, solo lo stomaco, c'è qualcosa che non va. Come dici tu, bisogna prestare attenzione, bisognerebbe tornare agli amerindi e ai loro campi di mais e quando raccoglievano le bacche, eccetera, eccetera. Anche lì è la disfatta di Caporetto. Sì, Sei oggi. fortissima, sei fortissima. Che ci stanno prendendo per i fondelli ogni giorno, in ogni momento, lo sapete da cosa si vede? Da questi pagliacci chiamati cuochi star in televisione. Questi buffoni chiamati star della cucina ci fanno capire che non è bene la dieta mediterranea, semplice, semplice, un pomodoro, un po' d'olio d'oliva, il pane tutto semola, tutto non raffinato. No, è ideale la cucina emiliano-romagnola, tagliatelle, lasagne, cappelletti, quella cucina così ricca che il coglione di Bologna crede lo distingua dalle altre cucine perché lui è ricco e colto, lo frega, l'ha già fregato, l'ha già fregati perché nella mia mente il bolognese è un tortellino, ha queste facce tonde di culo e poco discernimento, perché se no non accettava una classe dirigente così corrotta e ignobile come quella che è adesso al governo. Comunque, al di là di questo, dobbiamo rivedere tutto. Ci hanno fatto sembrare che l'alta cucina sia una cucina di condimenti, sia una cucina di carni, ma cioè di pesce e tutte cose delle quali possiamo fare benissimo a meno. Stammi a sentire, non sono qui a dirti a fare quelle cose ridicole. Uno mi fa, un mio amico mi fa, oh. Ti ho ascoltato a quella conferenza, sono 3 giorni che mangio solo verdure. È bravo il fesso, io gli ho risposto, perché sono abitudini che si consolidano in 5 anni, in 3 anni. Intanto fai questo gioco, è estate, ti sarai reso conto che se ti mangi le tagliatelle al ragù per primo, ecco, io quanto non sopporto di Firenze la Fiorentina. Pensare che la Fiorentina, anziché una bella dama del Rinascimento, sia una bistecca di quattro dita, squalifica già tutti i toscani, i fiorentini e me li fa sembrare dei vermiciattoli. Invece, se mangi quelle cose lì, te ne accorgi da solo, a meno che tu non pesi 160 kg e sei già più che perso, allora lì hai bisogno, è come una droga, hai bisogno di una droga di mantenimento. Se invece hai un corpo come me, guarda che io non, guarda che io mi sento un po' obeso, io lo sono un po' obeso, quindi non ho niente di particolare da insegnarti, però sto facendo questo senza essere come la maestra dei sogni, modello irraggiungibile per noi. Facciamo così. Infatti, dice oggi un caldo dalla Madonna. Allora vado, provo, provo, solo oggi, guarda che ci provo solo oggi. Mi sparo in pancia una insalata mista di una bellezza incredibile. Questa insalata mista ci metto dei cetrioli, dell'insalata,
appunto, delle carote, faccio così, tutte queste cose belle di stagione, le vado a cercare, magari se Ma io sono in metto forma. anche le pesche, l'avocado, ci metto quello che ho, un Ecco, melone e tutto. ecco, ecco, Pistacchi. poi lo sapete, approfitta dei giorni. Sì. Approfitta dei giorni di ferie e vai al mercato, fallo per fare una cosa diversa, prova a comprare. Ci sono ancora da tutte le parti, tranne proprio nelle metropoli esagerate, ci sono ancora quei contadini, quegli ortolani che per non essere La fregati dalla Coldiretti. grande, esatto, per non La essere fregati Coldiretti. dalla grande, sì, dalla grande distribuzione, ci arrivano loro stessi, no? Ti portano un po' di loro cose, ti portano le loro cose. Aia. Eccoci, di Sei saltato ah, un sente caldo. attimo. Sì, ma sente caldo anche lui come noi, e più si sta offendendo perché gli stiamo dando troppi insegnamenti. Lo sai, il mio computerino mi guarda impaurito, dice: con chi ce l'hai oggi? Allora, fatti ogni tanto una cosa così. Io sto provando questo, è solo un consiglio mio che ti do. Continuo a mangiare male perché sono costretto per il mio lavoro di mangiare spesso al ristorante e soprattutto con altre persone che non seguono la mia dieta. Così. Allora, vuoi che non mangio anch'io un piatto di tagliatelle ogni tanto una pizza, ogni tanto, che ne so, tutte queste pasta asciutte che sono tutt'altro che cattive. Però c'è questo, puoi fare una pasta asciutta integrale con grano proprio quello marrone scuro integrale con un sugo di pesto. Puoi fare col sugo di pomodoro, con pomodoro e Sì. olio e aglio, buonissime, queste cose così. Cerca tutto quello, comincia a pensare, solo questo. Io ti chiedo di pensare a questo, che il Direi che tuo più gusto. che altro le cose naturali, cioè non quelle pronte, chimiche, inscatolate con tutte le etichette, eccetera, eccetera. Quindi sì. Perfetto. E poi lo sai cosa devi fare? Fa questo gioco, fallo così. Dici, io perché stia sereno tutt'oggi voglio prendermi un'ora, un'ora e mezzo oggi per mangiare. Mangio tipi diversi di frutta, tipi diversi di verdura, mi va di mangiare tutto questo, devo pensare. Fatti entrare la pulce nell'orecchio di dire, ho fatto del torto a qualcuno con quello che mangio? No, perché per natura, e questo te lo dico io, secondo le leggi astrali, tutta la verdura, i frutti, tutte queste cose, la natura ce li dona, li ha creati per noi. Non ha creato per noi le mucche, non ha creato per noi i polli, non ha creato per noi i pesci, non ha creati per niente per noi. Siamo stati noi che di libero arbitrio li abbiamo presi, gli abbiamo fatto fare una fine bruttissima e ce li stiamo mangiando. Cosa abbiamo fatto? Perché siamo colpevolissimi? Perché non possiamo raccontarla la balla quando dovremo rendere conto? Perché sono lì di fronte a noi questi capannoni lunghi che noi li chiamiamo capannoni d'allevamento. Errore, lager, lager. Sono lager, non hanno niente, non è allevamento. Allevamento è il contadino che prende una pecora, la fa girare nel suo territorio, gli nasce un agnellino, la assiste nel parto, segue che lo nutra sempre e si prende cura anche dell'agnellino. Non c'è nessunissima forma di allevamento nel lager. È un lager. Pagherà da matti il macellaio, pagherà da matti l'allevatore, paghi anche te che te ne sei andati a mangiare. Allora, goditi questa cosa stupenda, goditi assolutamente questa cosa di dire: lo sai, ho fatto un miracolo stasera, ho mangiato benissimo e non è comparso nessun prodotto animale nel mio mangiare. Mica lo devi far sempre, poi dopo si cede, quante volte si è costretti. Io racconto sempre questo esempio. Gli esquimesi, per un gioco di respingimento, sono stati mandati quasi al Polo Nord. Nel Polo Nord è un po' difficile seminare il mais,
E allora cacciano le foche, ma lo fanno dentro un rituale, lo fanno all'interno di un processo, solo quando è necessario. E da quando sono arrivati al polo gli infami occidentali che hanno cominciato a fare quei massacri di foche per l'idea della pelliccia, del grasso, di tutte queste cose. Siamo stati Guarda, ho visto di recente anche un documentario sugli Inuit, gli eschimesi, insomma. Loro mangiavano, prendevano queste foche e utilizzavano tutto, non sprecavano niente, con l'olio, col grasso facevano l'olio per la lampada, con le pelli si facevano i vestiti e quello che gli serviva, e con i tendini facevano il filo per cucire la pelle, con le ossa facevano gli aghi, insomma utilizzavano tutto. Poi quando sono arrivati i missionari, si sono occidentalizzati. Allora cosa hanno fatto? Li hanno messi, sì, anche lì c'è tutta una storia, li hanno messi in dei container, gli hanno dato delle belle case. E avevano dei hanno dei buoni spesa, vanno allo spaccio che c'è lì nel villaggio e si comprano le cose. Allora, intervistando il marito, ancora con l'aura innocente, e dice: lei vuole venire qui perché non le piace mangiare la foca. Dice che queste cose sono più buone, perché noi sappiamo, mettiamo dentro zucchero, aromi, tutto che lo fa sembrare qualcosa di divino, ma alla fine è chimica, e sono diventati dei barili enormi, sono Ecco, ingrassati da morire. sono riusciti nell'operazione di renderli ridicoli, erano di una bellezza e di un'eleganza. Le prime foto che sono state scattate a metà dell'Ottocento di uomini e donne del polo, come dei Pelle Rossa, erano tutti modelli, erano tutti divi da Sì, cinema. Li bellissimi. hanno drogati con l'alcol, i whisky a go-go, birra. Lo sai che cosa ha fatto, cosa ha consentito gli stati americani interessati da questo? Che si vendesse alla metà del prezzo tutti gli alcolici, birre alcolici, a loro, solo a Sì, loro. però se ci Non penso. pensi, Enzo, se ci pensi che noi occidentali ci distruggiamo allo stesso modo, cominciano a bere dai 13 anni, siamo tutti alcolizzati anche noi, Sì. è qualcosa di collettivo, cioè è cresciuto perché quando io ho notato questa cosa dell'alcol, che quando è stato dato come, diciamo, sedativo o come vogliamo, a queste popolazioni, quindi gli aborigeni, gli indiani d'America e tutti quanti, era il periodo in cui anche noi, a causa della rivoluzione industriale, portati via dal nostro campo di mais e messi nelle scatole dei condomini per poi lavorare in miniera, anche gli occidentali hanno cominciato a bere. E questa cosa non è ancora finita, cioè anzi si beve ancora di più, questa piaga che non si può nominare, sì. Ferma, sta finendo tutto, siamo alla resa dei conti. Se non hai studiato bene l'astronomia, se non conosci il mulino d'Amleto, o lettore o ascoltatore, tu pensi che questa sia una lentissima decadenza che ci va a portare alla rovina. Errore colossale. Sono gli anni in cui è già nato e si stanno incarnando sulla Terra le cosiddette star seed, anche qui tutto all'americana, semi di stelle, semi di stelle. Ne stanno arrivando tantissime per risvegliarci. Perché? Perché in questo viaggio dei 26.000 anni stiamo entrando nei 13.000 anni di positività. La Terra ascenderà. Se continui a mangiare le cose che ti ho detto, se non sperimenti un cibo vegetale, se sei ancora un farabutto di banchiere, se appoggi ancora questa politica, se credi alle notizie della televisione o della Repubblica, resterai sul Titanic che va a fondo. Se invece inizi questo processo di liberazione, se porti il tuo ci provi, ecco, esatto. È bello questo, perché sono date all'uomo infinite possibilità. Non devi riuscirci,
Prova, informati cosa vuol dire corpo acido, corpo alcalino. Puoi misurarlo benissimo, ci sono strumenti per misurarlo. Comincia a migrare verso l'alcalino. Ti accorgi che non ti ammali quasi più, che hai il triplicarsi della tua energia. Lo sai che l'uomo occidentale, Céline, questo gigantesco scrittore francese, gli chiedevano che Louis cos'è Ferdinand l'uomo, Céline, sì. che cos'è l'uomo occidentale? Un budello digerente. Ma a me sembra che sia qualcosa di più. Ti sbagli, il cervello è stato risucchiato ed è solo un budello digerente. Bellissimo. Se sei budello digerente, contento di esserlo, vai per i cavoli tuoi, ma giusto che bello, ma probabilmente non sei qui a guardare io e la maestra dei sogni che ti raccontiamo queste cose. Quindi immagino che sei già, hai sentito che sta arrivando il giorno, hai sentito alla finestra che non è più notte, hai sentito che non è più quella notte buia. Allora seguici, seguimi, vieni con noi, fai questo viaggio, comincia a provare, a capire che dà un gusto immenso. Liberare un Ma sacco di se, energia. secondo Prego. me, Enzo, allora, è una cosa molto, molto più semplice, secondo me, per come la vedo io. Torno al discorso del fidarsi di se stessi. Se noi ci ascoltiamo, tipo, ho fame, mangerei un bel hamburger, allora mi faccio delle domande. Ma mi serve? Non ho mangiato? Quanto ho mangiato? Io ho il corpo delle volte che mi dice basta, perché non è che io sono la Madonna, io mangio coppe, gelato, mangio anch'io la pizza, ho anch'io le mie trasgressioni, so Certo. che pago, però le ho. Quindi io quando trasgredisco sento il corpo che mi dice no, non lo dovevi fare. Adesso ti senti le mani gonfie, ti senti stanca, adesso hai mal di testa, eccetera, eccetera. Quindi è bellissimo perché è sufficiente ascoltarsi. Invece di tirare fuori le frasi canoniche, ah, mi è venuto il bruciore di stomaco, dammi un Malox, oppure addirittura una persona una volta mi disse, adesso vado a mangiare, mi tocca a cena, mi tocca mangiare tutte queste cose. Dico, ma non sei mica obbligata? Beh, no, sai cosa faccio? Prendo un Malox prima o qualcos'altro, non mi ricordo, prima di andare a mangiare. Mi ha detto, è come darsi la zappa sui piedi così gratuito. Bellissimo, Quindi ecco, è un modo di bellissimo. vivere, è un modo di vivere. Sì, è Noi un nella modo. nostra idea sappiamo cos'è pulito, cos'è buono, ho fatto una buona azione, non dobbiamo più, è finito il tempo in cui ce lo deve dire qualcun altro. Noi dobbiamo giudicare noi stessi. Sì, questa cosa la faccio perché mi piace, non c'è nessuno. Anzi, non devo nemmeno dirlo a nessuno, è una cosa mia. Quindi fare veramente amicizia con noi stessi, secondo me, questo periodo richiede questo, fidati di te, che dentro di te c'è tutto, quello che fuori sono proiezioni sfocate che devi cercare di interpretare. Fai prima ad ascoltare te stesso. E lì ci sta dentro il mangiare, la politica, la fede, la scuola, tutto quello che vuoi. Sì. Dici da Dio, andiamo avanti con l'elenco e intervieni sempre così, perché lo sai che questo che dici tu, stai parlando di un'umanità altamente avanzata, un'umanità che è già in grado di capire che ha un corpo che parla e quindi è in grado di ascoltare. Lo sai dove vive il 70% dell'umanità? In un rumore assordante così grosso fuori che deve già scegliere cos'è violento e cosa non è violento tra quello che gli viene fuori. Ha ben altro da fare che stare in ascolto di se stessa. Tu stai parlando Gettati di nella vita. un'umanità. Tu stai parlando di un'umanità avanzata. Diamo tutto. Guarda che stiamo dando un breviario per Ma delle perlomeno il vacanze dubbio, no? splendide. Uno si pone il dubbio e magari prova ad ascoltarsi Per delle anche. vacanze splendide stiamo dando il breviario. Allora, altro breviario. Avete prenotato le vacanze in un albergo, in una costa affollata, in una crociera, in un albergo?
Disdicete subito, non versate niente e disdicete subito. Prendete e andate in uno di questi alberghetti sgangherati, messi male, in qualche paese appenninico o alpino. Non andate a Cortina, andate in un paesino piccolo piccolo, andate in questi agriturismi. Che ce ne sono tantissimi, la gente li apre anche perché ha bisogno di sopravvivere e di riuscire a mantenere la propria casa colonica, andate a stare lì e fate questo. Prendete pure il sole, certo, andate in giro per il sole, però camminate a piedi scalzi vicino a un fiume, cercate un rigagno, un fiume, provate a sentire la tattilità dei vostri piedi sull'erba e sui sassi. Scoprirete una cosa, che se siete di campagna come me, non è niente di speciale, ma siccome siete tutti salami di città come voi, scoprirete per la prima volta che c'è un miracolo sotto i vostri piedi. I vostri piedi hanno una sensibilità come solo le vostre guance e i polpastrelli delle vostre dita. Se poi li mettete a piedi, nudi nell'acqua, se li mettete a bagno nell'acqua di un ruscello che scorre dall'acqua limpida, scoprirete una cosa incredibile. Sentirete che il sole vi parla, riscrive il vostro DNA. Il sole non è una cosa da fare come a Rimini. A Rimini, i sardoni, avete presente quel tipo di pesce? Allora, griglia, la griglia adriatica, sardoni cotti da una parte, gira dall'altra. Sei cotto abbastanza, guardati allo specchio. No, non sono abbastanza nero, devo sembrare un tunisino. Allora, cotto ancora di qua, cotto ancora di là, pronti, torna a Milano a lavorare. Così. Questo è imbecillità. Il sole, lo sapete cosa fa? Riscrive il vostro DNA. È una luce diversissima, se non ve ne siete accorti, o state bene a Milano, o siete proprio insensibili. Se siete andati in giro negli ultimi anni per la campagna, vi siete accorti che il sole mena in modo diversissimo, bisogna stare più attenti così. Sono flash solari diversi che mandano diversi pacchetti di informazione al vostro DNA, se siete verso l'alcalino, se no, non sentite, se no vi brucia, se no siete delle damigiane bruciacchiate che fate bene a stare nell'ombra. Se volete prendere il sole non è un qualcosa che ci deve cambiare il colore della pelle, fa ridere i polli. Lo sapete che è una moda cretina. Lo sapete che fino all'Ottocento essere veramente fighi voleva dire avere la pelle cadaverica, la pelle da morto? Perché? Perché al sole stava il contadino, il sole si bruciacchiava, aveva la pelle, c'è proprio il modo di descriverli spregiativamente, quelli dalla pelle cotta dal sole. Il nobile, il ricco, il cittadino si faceva vedere, andava al mare, le avrete viste le foto, Si andava al mare chiamava la con Carnagione nobile. Esatto, e poi andava al mare con l'ombrellino perché Ma aveva adesso capito. torna di moda, eh? I ragazzi non si abbronzano più Ma qua nelle città, speriamo. bianchi, bianchi, bianchi. Se adesso sono bianchi perché sono stati troppo a Milano, sono dei pirla come quelli troppo cotti. Ma se invece hanno quel colore giusto di chi ha camminato dei pomeriggi o delle mattine nella natura, è stato sotto una pianta, così. È il tempo che se fate una dieta sana, state in ascolto. Se vi siete punturati, andate a fare delle analisi per ripulirvi tutto il sangue. Se vi siete lasciati convincere da troppe stronzate di tipo televisivo o politico, cominciate a mettere giudizio e dite, qui dite quello che ha detto la maestra dei sogni, che va detto la cosa più giusta di tutti. Adesso sono in grado di cominciare ad ascoltare me stesso. Dovete dire a voi stessi, eh? Comincia a parlare. Voi non vi accorgete che comincia, non si ferma più il vostro mondo interiore. Cosa credete? Era uno schiavo che hanno tenuto chiuso un sacco di tempo. Lo sapete, la metafora è quella della grotta di Platone. Voi siete stati quello schiavo legato e messo di spalle alla luce che ha visto solo la sua ombra contro il muro. Se comincia a capire che
è rotta la porta, si può uscire, e gli hanno rotto i legami alle braccia, lui si ricomincia a muovere, capisce che è lui il centro della sua vita, non ce n'è più per nessuno. Siamo frammenti di divinità e non voglio più sentire un Bruno Vespa e non voglio più sentire un Draghi e non voglio più sentire un D'Alema, un Salvini, un pagliaccio qualsiasi, un nome vale l'altro in un mondo di ladri di galline. Ascolto solo me stesso, non mi faccio più coinvolgere in questo gioco che è una truffa assoluta, un'assoluta Matrix. Mi preparo al cambio di civiltà che qui me lo metto io per scritto, mi gioco tutto, farei una figura da coglione. Fra 2 o 3 anni si farà chiarissimo, diventerà tutto chiaro che c'hanno quasi sempre imbrogliato, che se non abbiamo fregato nessuno, se siamo stati gentili con quasi tutti, e lo sai, essere perfetti era Gesù Cristo, io conosco solo Gesù Cristo che era perfetto. Allora, mi sono comportato abbastanza bene, non ho rubato né soldi a privati né pubblici, e quindi già tutta la banda dei politici, tutti nella fogna. Non ho detto scempiaggini. Tutti i giornalisti di tutti i tipi e tutti gli insegnanti svenduti. Mi sono comportato con generosità, con gentilezza. Ho visto uno che era in difficoltà, un mio amico mi ha telefonato, era in difficoltà davvero, non avevo tanti soldi, però qualcosa gli ho potuto dare. Ecco, sono disposto ad ascoltare gli altri. Rubo un po' di tempo alla mia carriera per raccontare, per portare un po' di benessere. Nella mia mente non faccio più pensieri di invidia e di ripicca. Se vedo una persona che è un infame, glielo dico in faccia: sei un infame, cambia rotta perché vai Io, all'inferno. Enzo, ho combattuto tanto contro questa cosa. Dicevo, ma come è possibile? Ma per tante altre cose, come mai? E allora le mie domande erano, vuoi che non si renda conto? Oppure vuoi che la ritenga una cosa buona quando invece è orribile? Cioè, mi facevo questo, c'erano questi paradossi dentro di me. E allora io ho capito che il giudizio è qualcosa, ripeto, di totalmente soggettivo. Per me può essere un'ottima cosa, non so, uccidere la mia migliore amica. Faccio un favore. Ovviamente sono pensieri che ci facciamo noi. E lì, secondo me, non, io non do nemmeno energia a queste persone. So che c'è un meccanismo dove tutti questi sono dentro che portano questa galassia in una determinata direzione e lo osservo in questo senso. Io non mi arrabbio perché poi finisco dentro anch'io e allora sto lontana, osservo, ma è successo questo, non cerco nemmeno più magari le notizie perché comunque mi arrivano, io ho una, come si può dire, una linea vibrazionale per cui ogni tanto riesco a carpire qualcosa, però io ho già creato il mio mondo e osservo e vivo il mio mondo, cioè osservo con gli occhi della mia consapevolezza. In questo senso, l'invito mio nelle persone è guardarsi davvero intorno e vedere che cosa hanno intorno, che cosa è importante, perché delle volte ci troviamo a dire no, non posso, non ho tempo, non. Magari torniamo un attimo indietro e diciamo come non ho tempo. Volendo lo trovo, ma lo voglio? Ecco, questo è il modo di interrogarsi, secondo me. Perché Sono poi d'accordo. ciascuno, sai, anche sul deve fare, ciascuno insomma ha le proprie priorità negli affetti, nel lavoro. Magari qualcuno dice: no, io voglio stare qui dentro. So che morirò fra, non so, 5-6 anni o che non potrò più tenere la mia azienda, ma la voglio vivere fino all'ultimo. Noi non possiamo sapere la gente, le persone che traguardi hanno. Noi dobbiamo cercare di capire il nostro e già quando abbiamo capito il nostro, secondo me, poi anche gli altri magari si sentono spinti a capire il loro solo per effetto vibrazionale, per empatia, non lo so, come dici, come stiamo facendo noi. Arriva qualcuno che è molto interessato, vuole saperne di più, ecco,
E già secondo me è una bellissima cosa, Ed è sì, questo, per cambiare il lo futuro. sai che non ha neanche senso, lo sai meglio di me, tacere. Se tu hai visto che c'è un inganno in corso, lo devi sempre denunciare. Lo sai che sarebbe l'errore peggiore, diventi complice. Noi Ma diciamo. credo che oggi lo sappiano un po' tutti, eh? Magari la maggior parte rifiuta l'idea, ma ne è a conoscenza, perché ne parla anche la TV, eh? Quindi già lì abbiamo Cominciamo, esteso. noi cominciamo a portarci con noi questo bel gruppo di amici che ci scrive, che ci manda dei messaggi. Cominciamo a spiegare che ci sono delle regole, che se a poco le facciamo diventare parte di noi, diventiamo da Carriole Ferrari, diventiamo delle splendide, fiammanti Ferrari che ridono e dicono: ma se uno stato una carriola, e allora ti puoi scusare solo con te stesso così dicendo: non pensavo allora, ho raccolto tutto e sono una persona buona, ho raccolto tutto quello che mi hanno detto, ho ascoltato cosa mi dicevano i miei genitori, sei una donna, fai la brava, non dare via la passerina troppo spesso, tienila da conto per il tuo marito. Poi ho trovato un marito che mi menava invece di apprezzare la mia mente, la mia passerina, e così mi sono rimasta fregata. E allora io gli dico: e allora non dovevi stare a sentire i tuoi genitori, dovevi farne un miglior uso delle tue cose. Quindi dei matti come noi, dei matti come noi ci vogliono per entrare come delle bombe a mano in un tessuto che se no è dormiente. Io ho sempre fatto questo effetto, credimi, alle conferenze mi hanno fischiato, uno mi voleva mandare via, mi hanno detto: lei come si permette di dire così? Io con una tranquillità pasoliniana ho sempre detto tutto quello che pensavo, ho insultato i politici da sempre, persone. Lo sapete che cos'è il politico? Guardate che io non vi dico il quello o quell'altro, tutti sono dei portaborse messi lì con la finta eletti da noi, con un gioco di finte eletti da noi. In realtà sono quelli. Beh, la facciata che ci imbroglia è Cinecittà, i politici sono Cinecittà, tutti muli di compensato, senza la casa dietro. Dietro chi c'è? C'è qualcuno che ci vuole fregare. Allora ci manda davanti lui. Pensate al movimento dei grillini, no? Quanto sembrava che raccogliessero tutto il nostro malcontento e lo portassero lì. Voi non sapete che il grillo era già stato inquadrato, programmato, gli era stato detto: raccogli tutto il malcontento della gente di fronte a questi politici che si scoprono sempre più insostenibili, portali nel Parlamento con l'idea che la apri come una scatola di sardine. E poi cosa hanno fatto? Hanno votato tutti là la fedeltà a Draghi, il re dei farabutti. Capite? Allora, chi se ne frega di Draghi, chi se ne frega di Speranza, chi se ne frega di Prodi, chi se ne frega di quel nano fetente di Berlusconi? Tutti andati o che andranno? Percorriamo un'altra strada, prendiamo la strada della natura, come dice la signora, dell'ascolto di se stessi, e abbiamo una fede immensa che succederà qualcosa della quale non abbiamo memoria. Esploderà questa società marcia. Se saremo sulla via giusta, ci accorgeremo di trovarci in una società nuova. Se no, andremo a fondo. Succederà la stessa cosa, una cosa simile a quella di Atlantide. Ecco, vanno dato di intendere che su questa c'era una cosa Ma istruttiva sai che davvero. io ci ho pensato tante volte e anche con il mio compagno gli dicevo, ma vuoi che questa cosa che sta succedendo sia la stessa cosa che è successa in Atlantide? Alla fine anche Atlantide poi si sono fatti prendere la mano, questo potere che ne vuole sempre di più l'essere umano, anche loro sono finiti proprio per avidità, per eccessi, quindi ho pensato anch'io che anche noi stiamo vivendo questo.
Signori, non è una leggenda quella d'Atlantide, ve l'ha andata per leggenda perché metteva il bruciore al culo ai padroni, perché sono andati a fondo tutti i padroni di Atlantide. Lo sapete che le caste elette sono state tutte portate in salvo e conosceremo se siamo sulla via giusta i discendenti atlantidei, li conosceremo, ma vi racconterò a suo tempo la lapia con Sì. la pompa, vi racconterò di dove Tu l'hai vivono letto queste. MacLellan da Atlantide a Shamballa? È uno dei libri più belli dove lui investiga, anzi, continua le ricerche del nonno e del padre di tutte queste gallerie in tutto il mondo, gallerie che uniscono i continenti dal Brasile all'Europa, le varie entrate, le luci, le cose, affascinantissimo. Proprio Senti, questo. ma ragazzi, ascoltate a mani giunte la maestra, non sbaglia un colpo. Io sono una delle persone più colte sulla terra e ho trovato questa qui che ne sa più di me. Su certi settori ne sa più di me. È proprio così. Guardate, vanno ad intendere un sacco di balle. Lo sapete che quante cose ci sono in corso? Che, lo sapete come sono? Adesso siamo arrivati a vi salutiamo con questa metafora, perché mentre la mia interlocutrice è una signora ricca e vive la sua bella estate, io che sono un povero stampatore devo andare a lavorare anche con un caldo così. Quindi vi saluto con questa bella metafora. Ok, bene, dai, Atlantide. alla prossima, grazie mille, grazie e beh, ci ritroviamo finché cavalchiamo l'onda, finché c'è interesse noi andiamo avanti, non vi lasciamo. Ciao, ciao a tutti, ciao Enzo.